Ciao gente, vi sto facendo una testa così coi dividendi, però sono fatto così, parlo di quello che mi piace. L'altro giorno su quella candela rossa, su quel meno 2,5, c'ero anch'io a papparmi Banca Mediolanum. Esatto, l'avevo anche detto qualche video fa e qualcuno mi ha fatto pure qualche domanda. Ebbene sì, me la sono pappata perché si avvicina anche il dividendo e ho i miei buoni motivi. Di solito non investo sulle singole azioni con questa market cap così piccola. Pensate, sono andato a vedere 5,5 billions, non è piccola, per carità, sta pure quotata sul nostro indice dall'anno scorso. E ci sono diverse ragioni per le quali mi hanno motivato a fare questo investimento con una piccola parte di capitale. E ovviamente i dividendi, non è che sono una onlus, a me interessano le rendite finanziarie. Speriamo che il governo Draghi non ce le tasserà, ma io non sono così pessimista. E tra l'altro lui viene dai mercati finanziari, quindi difficilmente remerà contro. E sono stato incoraggiato anche dalla forza che ha tutto il comparto. Guardate anche oggi, più ieri che oggi, oggi sembra una giornata sulla parità leggermente negativa da parte di, come si chiama, del comparto bancario europeo. Come si chiama prendete lo stock, l'Eurostock Banks, no? È un meno 0, insomma, quando c'è meno 2 il comparto bancario è forte. E ci sono tanti altri motivi, ovviamente non ho sbirciato soltanto investing, il grafico era rimasto indietro, ha già recuperato. Purtroppo non è che sono entrato tardi, ma io non è che l'ho fatto un po' come un bond, come investire una via di mezzo tra un bond e un'azione. E ho un piano di entrata, diciamo che ho un piano d'uscita e almeno il primo dividendo voglio prendermelo, quindi è un investimento di lungo periodo. Stacca 2 volte l'anno, ho visto, ad aprile e adesso non mi ricordo, vediamo un po' su investing. Nel frattempo provo ad andare piano piano avanti per essere più preciso. Dividendi, mettiamo oggi meno 0,34. Intanto, vediamo quando sgancia. Sì, aprile-ottobre, semestrale comunque. Guardate, il rendimento lo dà un po' alto. Sia investing, invece sono andato a vedere anche come si chiama Yahoo Finance e Simply Wall Street, lo fanno a girare sul 6%, 6,4 o l'8 addirittura investing. Secondo me sarà minore. Io spero, ovviamente, è normale che me lo auguro anche perché ci ho investito. Penso sia insomma, intorno al 6%. Mi basterebbe anche il 4 perché comunque ho fatto male che vada un investimento di lungo periodo. Che posso sopportare un grosso drawdown, un meno 20, non chiudo l'operazione, non ho messo stop loss, non sto qui a dire, ogni tanto non li metto, ovviamente ho una strategia d'uscita se succede qualcosa, ma non vedo pericoli all'orizzonte a parte la curva lunga dei rendimenti americani. E tra l'altro ho sbirciato il payout, mi sembra buono. Lo danno al 72%. Guarda, quando c'è questa capitalizzazione non è mai chiaro il payout ratio perché non è una trasparente come se stiamo guardando il Coca-Cola, Apple, Microsoft. I payout, poi tra l'altro, non è. Questo è un ibrido. Tra l'altro, quello che pensavo, io l'avevo detto anche nel video dei Dogs of Italy, mi sembra che mi avete fatto domande. Questa banca, un po' come Furbego, ha il vantaggio che può passare anche come risparmio gestito. Tant'è che ha sganciato l'anno scorso. Non è proprio Azimut, diciamo, è tutte e due. Sia banca ha tirato fuori questo selfie, questa applicazione che io ovviamente non sono cliente di Banca Mediolanum perché le banche già ce n'ho una in Italia e sono costosissime, non solo quelle italiane ma anche tutte quelle europee. Quelle che costano un po' meno sono le inglesi, i broker a me non piacciono, è normale, al massimo uno dove ho trovato l'unico eToro che vi fa acquistare le azioni senza leva ma poi lì è tutto in dollari, quindi e anche gli ETF ve li puoi prendere solo su borsa inglese, quindi. E un'altra cosa che ho notato, vabbè, non è che l'ho notata, l'ho letta sinceramente, è la volatilità che è bassa negli ultimi mesi, se esce un pallino verde. Devo dirvi una cosa molto sinceramente, questa azienda ovviamente è spiattellata là su Simply Wall Street quando ci stanno queste bombe di
di aziende americane con questi che portano questi ricavi 100 billions, cose pazzesche, insomma, ma anche meno belle tipo Amazon, Apple, le Fang, insomma. E vista dagli analisti di Simply Wall Street, viene un po' fatta a pezzi. Cioè, nel senso, ci sono proprio i semafori rossi e i semafori verdi. Sono sulla parità, diciamo, una buona azienda quando è buona che deve crescere, ma loro, gli americani, puntano molto alla crescita. E noi italiani siamo un po' più catenacciari, ci accontentiamo di poco e guardiamo più a dividendi. E questa ora dell'Ilda Pass con l'alto dividendo, che magari se non sarà quest'anno sarà quando adesso il peggio è passato, insomma, vediamo anche se comunque c'è da fronteggiare questi, come cacchio si chiamano, questi altri virus. È un titolo da cassettista, ma ho letto anche per quanto riguarda Enica, addirittura rispetto all'anno scorso ha fatto un tonfo del 30%. Quando tu fai il cassettista con queste aziende, e addirittura in 5 anni il ritorno dell'investimento è del 36,9%. Questo è un dato numerico, non è come si dice, la mia opinione perché ci ho investito su Banca Mediolanum, la mia proiezione, la mia idea di investimento. E senza, è cresciuto addirittura dell'8%, quindi è una banca che almeno sulle debolezze, come ho provato questa piccola debolezza, ho sfruttato, è comprata dal mercato. E anche se la dà il 6,7% overvalued, insomma, sta sul giallo. Sempre Simply Wall Street, sono andato per sentire un'altra campana, perché è normale che se sentite soltanto le campane italiane, sì, è Dubai, adesso c'è Draghi, terzo tra le persone più importanti del mondo, il comparto bancario. Vi dico, io ci ho investito, però vi dico, guardate, ci sono anche tanti pericoli all'orizzonte, non solo la curva dei rendimenti americani, ma anche, vi faccio un altro esempio, adesso questa capitalizzazione è bassa. Anche se non è solo una banca, però le banche le stanno tutte ristrutturando con l'Unione Europea. Alcune si stanno accoppiando con Mele Marce, UBIbanca con Intesa San Paolo, che è una così così, come si è presa UBI. E questi si devono trovare un socio, perché altrimenti si rischia che il sistema gli impone una mela marcia, come ha fatto UniCredit con Monte dei Fiaschi, no? A un certo punto devono salvarle, perché le salvano con i soldi nostri, con i soldi di tutti. Il sistema vuole questo, non sto dicendo è giusto o sbagliato. E andiamo un attimo a dare una sbirciata, me la sono segnata ovviamente, che non è che posso andare a memoria. Gli istituzionali 12,4%, non mi piace gli insider al 15,1%. Infatti sono andato a vedere i nomi, sono due con lo ste Oris, Loris, Boris, non so come cacchio fa di cognome. Adesso sono andato pure a vedere un po' chi sono, non so, non è proprio l'amministratore delegato, però insomma il 15,1% gli insider, se uno fa qualche micchiata, non è buono per il titolo. Di solito io evito questi titoli, però il mercato è ripartito, i mercati sono ripartiti, l'economia un po' meno, almeno fino a fine maggio porteremo questi odiosi bavagli a maggio almeno, e quindi faccio anche questo pronostico. E General Public è alto, ci sono molte aziende che hanno investito, andate a vedere gli investitori. Sono molte, diciamo, anche fondi di investimento, un po' meno, non ci sono i grandi Vanguard, perché la capitalizzazione è piccola. Sono molti italiani, perché la conoscono il comparto, è come me, difatti. Cioè, se si chiamava invece di Banca Mediolanum, che vedevo sempre le pubblicità su Milano Finanza, che io vedo sempre tutto streaming, si chiamava Bank of Massachusetts, come cavolo si chiama lo stato, insomma, non ci avrei mai investito, anche se i bilanci erano lo stessi. Conoscere il proprio territorio, il proprio periodo storico che vive il tuo paese, e comunque anche una diversificazione per me, perché ho bisogno di un comparto bancario, perché sono esposto molto sulle utilities, anche sono esposto in ETF, ho bisogno un attimino di diversificare. Quindi è molto soggettivo questo, e devo dirvi un'altra cosa negativa, perché vi sto elencando tutti gli aspetti negativi, perché voglio essere onesto, non è un investimento che vi farà diventare ricchi. E gli employees, come si dice, gli occupati, sono in crescita, il lavoro costa. Per un'azienda che deve fare profitti, di solito avere i lavoratori, pagare stipendi, e ovviamente poi assunzioni pure italiane. Io non è che mi auguro che licenziano la gente, però c'è scritto pure sul libro di Ray Dalio, no?
più dividendi, meno dipendenti, oppure viceversa. E spero che questo video vi piace, sparate un like che è gratis e vi saluto.